Siamo in piazza Vittorio Veneto, l'anno agropolese si apre in musica come ogni anno con il classico appuntamento del concerto di Capodanno, quest'anno a Natatangelo. Nonostante il freddo la piazza è piena di gente e riscalda l'atmosfera. Innanzitutto un caloroso benvenuto a tutti voi, grazie per essere qui ad Agropoli, grazie per riempire piazza Vittorio Veneto, è uno spettacolo splendido che ci inorgoglisce. La città di Agropoli per il 2020 ha preparato tantissime cose, ha in serbo ancora un anno splendido per questa città. Nel tempo Agropoli cresce sempre di più, daremo più servizi, più possibilità di diventare ancora più attrattiva la nostra città dal punto di vista turistico. Buonasera, da dove venite? Buonasera, dalla provincia di Avellino, Solofra. Siete contenti che quest'anno ci sia a Natatangelo? Sì, siamo venuti apposta. Ecco, ve l'avrei chiesto. Ma facciamo un appello all'organizzazione. Per l'anno prossimo, chi è che vorreste vedere? Gigi D'Alessio. Contenta che quest'anno ci sia a Natatangelo? Sì, abbastanza. Quindi è venuta apposta per la Natatangelo? Sì, sì, sono venuta apposta. Facciamo un appello agli organizzatori. Chi vorreste l'anno prossimo a suonare? Gigi D'Alessio, su suggerimento. Facciamo un appello agli organizzatori. L'anno prossimo chi vorreste a suonare in piazza d'Agropoli? Qualche gruppo un po' più alternativo non sarebbe male. Ecco, dire qualche nome, non so, Banda Bardot potrebbe andare bene. Negrita, Vinicio Capossella. Per l'anno prossimo chi vorresti qui in piazza a suonare? Ma un cantante più giovanile, più alla nostra portata, quindi Rocco Hunt, penso. Sicuramente è un artista a livello nazionale molto famoso, a me non piace molto come musica, non posso dire che l'ascolto, però vedo che la piazza risponde, quindi vuol dire che è un buon ritorno in questo senso. Vabbè, io ascolto musica, diciamo, indie pop, indie italiana, quindi ben altro genere da questo che sono canzoni un po' più da radio, diciamo, quindi non lo so. Un nome, non lo so, Calcutta. Ma è contenta che c'è la Natatangelo questa sera in piazza? Allora, a me non piace tanto la Natatangelo, devo essere proprio sincera, preferivo qualcun altro, però ci accontentiamo. E quindi, visto che l'abbiamo detto, facciamo un appello agli organizzatori. Chi vorrebbe l'anno prossimo in piazza? Allora, io sono, cioè mi piace tantissimo Massimo Ranieri, però chiaramente magari ai giovani, i giovani non sono d'accordo, credo, però è un cantante che è bravissimo, secondo me è bravissimo. Sindaco, magari se l'anno prossimo mi fa questo regalo, mi fa venire Massimo Ranieri. La ringrazio. Io non posso far di più, racconto stelle a testa in giù, da questi gli anni miei, da per i grandi sai. Io non posso far di più, e tanto il cielo resta su. Vi mando un grande bacio e tanti tanti auguri a tutti.